Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo del mio mondo giocoloso, il mio, il nostro e il vostro canale YouTube sul fantastico mondo della giocoleria e quest'oggi il nuovissimo video. Oggi non si scherza più, questo è un video serissimo in cui impareremo un trick da veri pro. Oggi impareremo il reverse backcross. Per chi non lo sapesse, in gergo il backcross è chiamato il trick in cui continueremo con 3, 4, 5 palline, quelle che vogliamo, a fare continui tiri da dietro la schiena. Quindi prenderemo la palla da davanti, la lanceremo da dietro, che poi andremo a prendere con l'altra mano da davanti e continueremo in successione a lanciare palline da dietro la schiena davanti. Per quello back cross, perché è da dietro incrociata. Mentre oggi impareremo il contrario, ovvero il reverse backcross, in cui invece di fare i lanci da dietro, le lanceremo da davanti all'indietro e le andremo a prendere indietro, però poi per rilanciarle davanti. Quindi come backcross concettualmente, ma all'opposto invece. Invece di tirare da dietro e prenderle davanti, le prenderemo dietro e lanceremo avanti. Per quello reverse backcross. Lo capiremo molto più facilmente vedendolo e imparandolo che parlandone. Questo è il primo tiro del backcross, anzi i primi due. Vedete? 1 e 2. E questo è il backcross di per sé. Vedete che io lancio le palline davanti e le prendo dietro. Ok, avevo paura di sbattere sul muro, stavo a sbattere. Quindi ragazzi, come lo facciamo ad imparare? Allora, innanzitutto è meglio partire con una pallina. Partiamo con la mano sinistra, la lanciamo e la prendiamo con l'altra mano. Perché poi andremo a fare questo. Quindi la mano sinistra lancia e la mano destra la prende. Quindi dovremo essere molto agili nel capire dove quella pallina sta andando, perché la lanceremo dietro la nostra schiena e noi non è che mentre facciamo tre palline facciamo scusate un attimo palline che devo guardare dietro. No, voi dovete avere tutto sotto controllo. Il bravo giocoliere ha tutto sotto controllo. Sa esattamente la pallina se viene lanciata da questa mano dove arriverà senza dover guardare o perdere tempo, insomma. Quindi fate moltissimo allenamento in questo, dovete proprio avercelo tranquillo, perché poi fare questo nel mentre che avete anche delle altre palline da lanciare, da prendere, insomma, deve essere molto molto sciolto tutto, molto tranquillo, senza che dovete pensarci. Ovviamente adesso che state imparando è normale che fate ancora tanta fatica a unire il tutto, ma siamo qua per imparare il trick, quindi l'importante è saperlo fare decentemente senza altre palline, quindi con una pallina dovete essere proprio tranquilli. Un'altra cosa è che non dovete fare i tiri così bassi, ok? Ma dovete farli comunque un po' altini. Più alti sono, più avete il tempo di vedere e sbirciare fino all'ultimo e vedere poi dove andrà a finire la pallina. Chiaramente più alto il tiro è, più cambierà la traiettoria pian piano essendo dall'alto. Quindi dovete trovare un ottimo compromesso. Una volta che avete imparato bene il tutto, ovviamente destra, sinistra, continuate, possiamo fare con due palline. Con due palline andremo a provare questo. Lanceremo dalla destra, la sinistra, la pallina che lancerà in risposta la lancerà dietro, che andrà a prendere con la destra. Uno e due. Di nuovo, uno e due. Di nuovo, uno e due. E continuate a fare questo finché non avrete la nausea da quante volte l'avete fatto, e lo dovrete avere proprio semplice. Stessa cosa ma al contrario, lanciamo con la sinistra, lanciamo con la destra e la sinistra va a prendere dietro. Quindi lancio la sinistra, destra e la prendiamo dietro. Scusate, ok, è andata a prendere. Di nuovo, 1, 2 e via. 1, 2 e via. Questo era un tiro pessimo e questo è molto meglio. E via. E via, continuate a fare dall'impazzata finché non ce l'avete proprio perfetto e aggiungete la terza pallina. Quale cose si complicano notevolmente? Partiamo con le palline sulla destra, ne lanciamo una, va a prendere. È molto complicato, lo so, ve lo faccio rivedere. Sinistra, no, la destra lancia, la sinistra in risposta lancia questa pallina dietro e noi prima di muovere questo braccio per andarlo a prendere lanceremo questa nell'altra mano. Anzi, scusate, non lanceremo nell'altra mano, ma dietro, quindi 1, 2 e questa doveva andare dietro. Quindi vi faccio rivedere, intanto fate quello che vi sto facendo vedere, quindi 1, la lanciate alta qui intanto e dovete riuscire a prendere questa dietro, quindi 1, la prendete. Di questa ci preoccuperemo dopo. Quindi di nuovo lanciamo
e via. La cosa su cui dobbiamo concentrarci adesso è che quando questa pallina è stata lanciata dietro, noi per andare a prendere ci libereremo questa mano. La cosa che ci verrà più naturale è andarla subito a prendere con ancora la pallina verde in mano. Ma invece noi lanceremo la pallina e poi la andremo a prendere, perché dovremo avere libera la mano per prenderla. Quindi ricominciamo. 1 e 2. Ok, ora che l'abbiamo capito, possiamo lanciare bene questo tiro, liberando la mano. Non dovremo lanciarla dritta, ma la dovremo lanciare dietro, che andrà l'altra mano a prendere. Subito lo vedremo. E 2, niente male. E anche in questo caso dovremo liberare la mano per prendere dietro. 1 e 2. Ok, niente male, nessun problema. Ho sbattuto sul muro, mi sono distrutto la mano. Di nuovo, ragazzi. Quindi 1 e 2. In questo caso, nuovamente, abbiamo fatto questo tiro in avanti normalmente, perché prima impariamo a liberarci la mano, essendo la prima volta che abbiamo fatto questo con la sinistra ad incatenamento. Andiamo a prendere, raccogliamo la pallina, e la cosa più importante è capire passo dopo passo. Abbiamo imparato a liberarci la mano e lanciarla precisa con la destra, partiamo fase per fase anche con la sinistra. Adesso abbiamo liberato la mano lanciandola dritta, anche se poi dovrà andare dietro, ma la correggeremo in seguito, ma intanto la lanciamo dritta per liberarci la mano, tanto per capire le tempistiche. Di nuovo, e 2, di nuovo, finché non ci sarà molto più chiaro. Scusate, parto da capo, di nuovo, finché non ci sarà molto più chiaro, e potremo cominciare a fare questo. Quindi giocoliamo con 3 palline, facciamo 2 scambi, 1 e 2, di nuovo, 2 scambi, e 2 scambi. Quando ci sentiremo molto tranquilli e rilassatissimi a fare questi 2 prese, 2 scambi, e poi ricominciare le 3 palline, potremo aggiungere, come abbiamo fatto finora nel nostro percorso giocoloso, un palleggio. Quindi ne abbiamo fatti 3, 1, 2, scusate, ne ho mancato 1, 2 e 3, e poi potremo aggiungerne un altro finché non saremo molto tranquilli, e ne potremo fare all'incirca quanti ne vorremo. Ogni volta dovremo aggiungere un palleggio dopo l'altro finché non saremo tranquilli più che mai. Scusate, ma per me è un casino fare questo trick parlando. Insomma, anche il trick di oggi, ragazzi, è andato. Poi, quando lo impareremo bene, potremo anche imparare a cominciarlo in questa maniera. Scusate, stavo facendo il backcross. Infatti, guardate, vi faccio vedere. Potremmo anche unirlo a una sorta di backcross, oppure potremmo unirlo a questo. Quindi, non lo so, doccia, backcross, scusate, reverse backcross, è questo. Oppure anche, l'ho sbagliata, vi faccio vedere, ragazzi, che questo vi deve uscire assolutamente. Vedete, possiamo fare milioni di collegamenti. Il reverse backcross è ancora più figo del backcross. Infatti io sono molto più bravo nel reverse backcross che nel backcross, che non è assolutamente il mio punto forte, perché ho un debole per la doccia e il reverse backcross, ragazzi. Ditemi se vi è stato chiaro questo video, se vi ha dato una mano ad impararvi tutto, e ci vediamo assolutamente nel prossimo video, perché ho grandi progetti per voi, ragazzi. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi, tutto quel che volete. L'importante è che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa quest'oggi. Per qualunque aiuto, mi raccomando, scrivetemi su Facebook, alla pagina ufficiale del mio mondo giocoloso, sul gruppo Telegram, nei commenti, dove volete, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video.